But now your church shines as your breath that you saw in your heart as you offered up your life. But now the lost be welcomed home by the saved and redeemed, those adopted as your own. Let now our hearts burn with a flame of fire consuming for your Son's holy name. And with the heavens we declare, you are our King. We love you. Partiamo dalla parte storica, che è quella più semplice, però quella ci colloca anche bene per poi capire questo passo evangelico. Quando nel 1925 Papa Pio XI istituisce la festa del Cristo Re, siamo in un periodo storico molto particolare. Il Papa scrisse questa Quas Primas, si chiama questa enciclica, e dice: è importante che la Chiesa si interroghi appunto sul perché noi siamo seguaci di un Cristo che è re, ma non re di questo mondo. Che cosa stava succedendo in quel momento storico? Eravamo agli inizi di quello che era il cosiddetto, lo chiamano così gli storici, Hobsbawm in particolare, il secolo breve. Si era finita la prima guerra mondiale e nel 1917 una delle cause della fine della prima guerra era stata la rivoluzione bolscevica. Praticamente in Russia si era passati dallo zarismo al comunismo leninista, ma Lenin, proprio prima del 25, era morto ed era salito al potere Stalin, ed era un potere assoluto, un potere che non permetteva, e poi nell'arco degli anni seguenti non permetterà, nessun tipo di libertà, addirittura un potere basato sullo sterminio. Lo sterminio ben circostanziato, soprattutto dei proprietari terrieri. Se gli ucraini non possono ancora oggi andare tanto d'accordo con i russi, è anche perché sono stati sterminati dai russi negli anni 30, forse in un modo che noi poco conosciamo, ma molto più, per certi aspetti, grave di quello che poi successe con il nazismo, con gli ebrei. Quindi un potere senza limiti.
In Italia, luogo dove risiedeva il Vaticano, che era in grande difficoltà con lo Stato italiano, era salito al potere un duce, uno che si faceva chiamare quindi condottiero, duce in latino significa questo, colui che aveva il potere, perché l'altro re, diciamo che era un po' bassetto anche dal punto di vista fisico, non contava molto, insomma. Ecco, quindi fondamentalmente il potere era in mano a uno solo. Qualche anno dopo, il nazismo salirà al potere nel 1933 in Germania e questo si faceva chiamare Führer, cioè capo assoluto del popolo. In uno Stato che noi conosciamo poco, però era uno dei più cattolici, lo è ancora oggi, in Messico, un potere assoluto si era appropriato delle redini ed era il potere dei massoni. La massoneria aveva praticamente costruito un potere assoluto delle classi dominanti. Infatti quando poi, e aveva poi perseguitato la Chiesa, perseguitato i preti, nessuno in Messico ancora oggi può andare vestito da prete, nessuno, perché è proibito assolutamente. Quindi non ci deve essere nessuna manifestazione religiosa. Però in quel momento storico divenne una guerra per cui ci furono i cosiddetti cristeros, cioè quelli che andavano all'attacco dicendo Cristo Rei, no? Cristo Re, per dire la situazione, no? Che stava accadendo, e poi questo naturalmente sfocerà nella Seconda Guerra Mondiale. Siamo dentro una situazione drammatica. Il Papa dice dobbiamo ragionare su chi è veramente re di questo mondo. E che cosa significa regnare in questo mondo? Non si tratta solo di re, come dire, apparenti, quali gli stati costituzionali ce li hanno lasciati ancora oggi, che so io, la regina d'Inghilterra o il re del Belgio o quant'altro. No, si tratta proprio di regimi dove il rex è colui che proprio domina. Ecco, questo è l'introduzione. Perché? Perché non si capirebbe una festa del genere. A noi dice poco da un punto di vista culturale, perché noi abbiamo ormai abolito questo tipo di concezione del potere assoluto, per fortuna, perché la democrazia si è imposta, perché in qualche modo, pur con tutti i difetti, è comunque il regime attraverso il quale noi costruiamo i nostri legami sociali, politici, economici per certi aspetti. Ecco, tutto questo è importante da capire, perché nel dibattito, nel dialogo meglio, ma in qualche modo è anche un dibattito perché Gesù porta avanti le sue ragioni, Gesù fa capire cosa significa regalità. Lui dice, io non sono re, e qui c'è la traduzione che ci tradisce, che può anche essere tradotta come è tradotta, ma in realtà tradisce un po', perché lui dice, io non sono re da questo mondo, cioè io non sono il re che riceve potere da questo mondo. Prima con i ragazzi ho spiegato quali sono i poteri di questo mondo, quali sono i poteri dello Stato, fondamentalmente quello delle armi, quindi la sovranità si basa sulla possibilità che le armi difendano un certo territorio, e quello, ho fiorfiore qui di commercialisti, fiscale, cioè le tasse. Quindi quando uno Stato ha un potere è quando mette le tasse e le prende, e quindi anche sono espertissimi, mi hanno spiegato cos'è l'IVA, voi sapevate cos'è l'IVA, purtroppo sì, dite voi. Vabbè, insomma, comunque detto questo, per dire, questo è il potere di questo mondo, il potere economico che lo Stato ha, giustamente, non dobbiamo mica condannarlo, anzi, credo che sia assolutamente doveroso corrispondergli. Dall'altra parte il potere della forza. Quindi Gesù dice, io non vengo dalla forza, non sono qui per chiedere soldi a nessuno, non sono qui per imporre le tasse come le impongono i romani, non voglio questo tipo di regno, non mi interessa, non appartengo a questo potere. Quindi c'è veramente un'idea diversa, però non ce l'ha nessuno questa idea. E infatti poi abbiamo approfondito sempre con i ragazzi. Anche i giudei stessi non l'avevano. Cioè nel Vangelo di Giovanni Gesù si contrappone a un'idea anche religiosa di potere. Cioè il potere che in qualche modo i capi dei sacerdoti, che poi porteranno
e avevano portato Gesù da Pilato e lo accompagneranno fin sotto la croce, è un altro potere, è il potere del Tempio, è il potere dell'onnipotenza di Dio, è il potere in cui Dio è veramente elevato sopra tutti e verso Dio non c'è altro che devozione, è la Malachà, Dio è veramente re, re dei re, cantiamo ogni tanto, anche oggi naturalmente. E perché è fondamentalmente questa l'idea, cioè è sopra tutti i dominanti. San Paolo scriverà omnis potestas ad eo, cioè tutto il potere deriva da Dio. Paolo è un fariseo, Paolo gli è rimasto dentro questa eco. Eppure Gesù supera anche questa dimensione, Gesù va oltre questa dimensione. E quando poi il cristianesimo interpreterà in modo sbagliato questo passo, avremo le crociate, avremo gli imperatori del Sacro Romano Impero, avremo, perché lo interpreterà in modo sbagliato, dobbiamo dircelo fra di noi. Cioè, il cristianesimo non è il potere di questo mondo. Se voi andate a San Pietro, una volta faremo un nostro viaggio, io sono stato guida a San Pietro quando avevo 17 anni, vi saprei spiegare tutti i monumenti uno per uno della Basilica, senza problemi. Il primo monumento che si spiega è una cosa che è rimasta dalla Basilica antica. Appena si entra c'è un bellissimo cerchio di porfido rosso, proprio all'inizio della chiesa. Su quel porfido fu incoronato Carlo Magno. Cioè l'idea chiara del potere che deriva da Dio. Quindi tu sei il re, il potere del braccio secolare che difende il potere religioso. E il potere religioso che è sopra di te, tutto il Medioevo, no? Fu questa lotta fra chi aveva più potere, fra il Papa o l'imperatore, o chi era fedele all'imperatore o fedele al Papa. Qui potremmo scrivere cose infinite su questo, o dire cose infinite su questo, chiusa parentesi. Allora, che cosa sta dicendo Gesù? Cioè, che cosa veramente ha detto Gesù? Allora, abbiamo finito la seconda lettura con il concetto di Dio come onnipotente. Quindi colui che ha la regalità assoluta sulla storia. Cioè, lui può tutto, può veramente tutto. E io ci credo, credo in Dio Padre onnipotente, dico. E diciamo insieme fra qualche minuto. Ma che cos'è questa onnipotenza? Va chiarito una volta per tutte. E solo questo passo evangelico ci dà il senso di questa onnipotenza. Solo questo passo. Perché dice, il mio potere non viene da questo mondo o si comporta come i poteri di questo mondo, ma io sono re di questo mondo, cioè appartengo a questa realtà. Come vi appartengo? Cioè, che cos'è il valore più importante di tutti? Qual è il diritto più importante di tutti? Qual è il fondamento di tutti? L'amore. Solo l'amore. Cioè, Dio è onnipotente nell'amore. Nell'amore onnipotente.
שנכנס קצין גרמני במדי אס-אס לגטו ובליל גשום אחד, אמא אומרת לו, קח את הילדה שלי. והוא, אמא מספרת שהיא מרימה את גדר התיל ומוסרת את התינוקת שאני ילדה, כאמור יהודיה, בת 2.5, והיא בלב כואב מספרת שהיא מעבירה אותי לידיים של איש מופלא במדי אס-אס. היום אנחנו יודעים שאותו אדם, אלויזה פלווה, שירת בצבא הגרמני, כי זה היה, הוא חי בגבול גרמניה. אבל למעשה הוא לקח אותי למעיל שלו, הכניס אותי לתוך המעיל שלו כתינוקת, ומעביר אותי אל גבול גרמניה, פולין, לבית הוריו. והם מגדלים אותי, הוא מספר שאני ביתו הלא חוקית, והם מגדלים אותי, הופכים אותי לנוצריה קתולית, הם מגדלים אותי עד סוף המלחמה, איזה מחווה, איזה מקסם, איזה יד מושטת, חוויה של ניצוצות של אור בתוך דברים שהם נקראים טירוף של אנושות. אם אני רוצה ומעלה בדעתי לשאול את עצמי, האם אני הייתי יכולה להיות בתוך אחד המקומות האלה, ואולי הקשה ביותר, האם הייתי יכולה להיות במקום של אותו קצין גרמני? איך אנחנו יכולים בכלל לענות על השאלה הזאת? עכשיו, אני לא מאמינה שהיה לי את כוחות הנפש האלה לעשות את זה. אם אני שואלת את עצמי את השאלה, אולי כן? איך הוא ידע שזה קרה לו? מי יודע שיש בתוכו ואיך מתחברים אל אותו רגע אמת שאפשר להקריב את עצמך, את חייך היחידים למען מישהו אחר? אולי שאלה ללא מענה, אולי שאלה שאחרים יוכלו לענות עליה, אבל זה כאילו מתבקש לשאול את זה.